Mister Davide Soccavo, Stabia Channel, l'ultima con il Francavilla, sarà una sfida che saprà di finale. Quanto conterà il supporto del pubblico di casa e cosa si sente di dire ai tifosi affinché possano riempire le gradinate del Menti? Direi di sì, è una finale, i tifosi ci sono sempre stati dietro e domenica avremo bisogno di loro. Oggi sapevamo quanto ci tenevano loro, siamo usciti con un pareggio da Potenza, una partita dura, loro ci tenevano, ci hanno seguito e quindi credo che possano contare sul fatto che i ragazzi faranno una grande prestazione. Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, buona reazione delle Vespe nella ripresa, ma resta il rammarico di aver perso l'occasione per i 3 punti. Cosa non ha funzionato nel primo tempo, mister? Nel primo tempo non ha funzionato, che Potenza ha fatto secondo me un ottimo primo tempo, ci ha messo un po' in difficoltà, noi siamo stati bravi a metterci un pochino a posto dopo una ventina di minuti, nel secondo tempo siamo venuti fuori e probabilmente avremmo anche meritato il successo. Giacchino Roberto Di Maio, Stabia Channel, i cambi si sono rivelati decisivi. Quanto è soddisfatto dell'approccio al match di Guaracino e Della Pietra, che sono due frutti del vivaio stabiese? Quanto sono soddisfatto è quello che hanno dimostrato in campo. Sono entrati, hanno la maglia addosso, sono due ragazzi sui quali la Juve Stabia punterà anche nel futuro, sono convinto e quindi niente da dire, bravi, bravi ad entrare, bravi ad essere anche importanti. Gianluca Picella, Magazine Pragma, è stato più un pareggio di testa oppure un pareggio di cuore? È stato un pareggio di tutte e due le cose, perché il secondo tempo abbiamo giocato bene, certamente i ragazzi speravano di portare via i 3 punti, purtroppo non è successo, ma domenica, come sempre, aspettiamo il Francavilla in casa nostra, noi siamo forti, abbiamo il pubblico e i ragazzi fanno una grande prestazione.